30, Torino 28, Fiorentina e Inter 27, Sampdoria, Atalanta e Verona 25, Como e Avellino 23, Pisa 22, Udinese 21, Bari 19, Lecce. Andrea Carnevale, il centravanti dell'Udinese già ceduto al Napoli, ieri aveva detto: io domani scenderò in campo tranquillo e per mettermi in mostra, anche per farmi vedere magari da qualcuno che ha fatto bene a prendermi, quindi ci terrei a fare bella figura. Il Napoli può star tranquillo, ha speso bene i propri soldi. Il Ciuccio è stato liquidato con un gol per tempo dal suo futuro centravanti, che ha dimostrato personalità e carattere e che ha vinto una bella scommessa con se stesso. Da un po' di tempo l'Udinese viaggia con l'acqua alla gola. Oggi finalmente ha respirato a pieni polmoni, ha saputo impostare il proprio gioco, ha manovrato con una certa tranquillità e in qualche frangente è stata anche fortunata, fatto che le capita piuttosto di rado e che quindi non va considerato scandalo. Senza Pecci il Napoli ha ragionato poco e la vena di Maradona non è bastata. Un altro motivo della partita era costituito dal duello Maradona-Crescimani, che si ritrovavano dopo la famosa testata di qualche mese fa che ripeschiamo dall'album dei ricordi. Sull'1-0 fra Maradona e Brini, un episodio che farà discutere. Sì, mi ha dato con la mano destra sul piede destro mio, caduto, l'ho guardato a Casarin. Casarin sembrava che aveva dato il rigore, però dopo non, mi ha detto che io avevo fatto una simulazione, però non mi ha ammonito, per questo l'ho visto dubitare un po'. Maradona è venuto incontro a me, ha cercato di liberarmi. Però secondo me lui se l'è allungato troppo la palla e non ci arrivava più. E a quel punto ho messo il piede sul mio braccio cercando i rigori. In questo caso è stato bravo Casarin che ha lasciato che la palla finisse fuori e io ho rimesso la palla da fondo. Della partita che è stata combattuta, che ha portato entrambe le squadre vicinissime al gol, da ricordare questa mezza rovesciata di Bertoni sul passaggio di Giordano, subentrato nella ripresa Carannante. Sempre sul 2-0, una traversa di Bagni con un altro ottimo intervento di Brini su tiro di Maradona. E dello stesso Bagni un fallo su Carnevale, proprio sotto gli occhi di Berzot che sedeva in tribuna. Allo stadio Friuli, mercoledì sera, ci sarà Italia-Austria. Come novità della nazionale, il nome nuovo è... Viali, che questa occasione, approfittando della mancanza, dell'assenza di Conti, farò giocare dal primo minuto come alla tornante, visto che il ragazzo è molto interessante, è un combattente, per cui sotto questo aspetto io penso che possa rappresentare un'alternativa notevole a Conti.